E sicuramente adesso saliremo sul VLOT e a fine missione ce lo sbloccano nel nostro nascondiglio, sicuro. Ma è distrutto, dai. E non possiamo sparare perché è giustamente distrutto. Ah no, possiamo. Ci mette solo un sacco a caricarsi. Ci mette veramente tantissimo a caricarsi. Ah, perché devi lasciarlo? È un po' una cazzata, però. E ha anche i missili, perfetto. Nuali, son venuto per riprendermi la mia vita, There you stronzo. are. Preso. Devastato. Dov'è l'ultimo? Presi. Puttana Eva. Rocket launcher. Quanta gente. Certo, mi aspettavo un assedio finale con i controcazzi ed effettivamente Nuali non si è fatto Enjoy the attendere. afterlife. It's fucking... Ecco qua. C'è da dire che preferivo il VLOT della Stag. Comunque era un po' meglio nello sparare. Ah, però aspetta, sono teleguidati i razzi. Quindi devo rimanere pure fermo quando sparo. I've got a fucking VTOL, dumbass. You can't even slow me down. Ok. Ecco fatto. Puff. Quanti ne mancano? Presi tutti. C'è ancora un elicottero? Ah no, è gente. Quando sono arrivati gli elicotteri, scusami? Beh, in qualche modo sono riuscito a prenderli. Ecco qua. Mancano solo due nemici, almeno mi sembra di vedere dalla mappa. Sì, ne manca solo uno, che è un tizio messo là in fondo. Addio. Ah, ok, pensavo dovessi scendere qua sopra, invece devo scendere qua sotto. Arrivo subito. Scusate per il parcheggio un po' brusco, ma non ho il ticket per il parcheggio. Ecco qua. E porca di quella miseria, siamo bellissimi. Sai cosa? Forse per la parte finale di questa missione. Let's show 'em how the Saints do it. È arrivato i Saints. Per questa parte finale della missione magari tolgo la maschera da teschio. And done. Now for the inside. Let's do this. Forza ragazzi, venite con me. O forse stanno qua fuori, non lo so. How long are we gonna play house for this nut job? Hey, look, as long as he's happy, we're not dead. We just need to figure out a way to escape. Maybe I could poison his food? He makes you eat whatever you cook for him. I can take one for the team. Don't be crazy. What if we try? Holy shit, are we mic'd? No, this is something else. È qualcun I want them altro. secured. What's going on? It's for your own safety. It's our roommate, isn't it? They're here to say Puttana, che male. Save you? Is that what you Eli, I'm sorry I hit you. There's a lot going on right now and I got upset. Everything's going to be fine. Don't worry, Perché ho il presentimento che Kev cerca di fare una cazzata? Tipo sacrificarsi o stronzate simili. Perché ho questo brutto presentimento? Nina, Kev, Eli, Dove siete apparsi, dai? Ecco fatto. Mamma mia, quanto ti ho appena sfondato il culo a tutti. Venite qui, forza. Ecco fatto. Proprio come piace a me. Bello, pulito, ma soprattutto divertente. È così che dovrebbero finire le relazioni, con ammazzamenti e squartamenti. Dove dobbiamo andare? Da questa parte, perfetto.
E comunque chiamare i Saints non serve veramente a nulla. Non serve veramente a nulla. Togliamo questa abilità e mettiamone un'altra. Mettiamo questa degli attacchi di mischia magari, dai. La mettiamo qui. Almeno ha senso usarli. Altra gente in arrivo, ovviamente. Allora... ottimo investimento quello del... come si chiama? Degli scienziati, insomma. Dov'è l'ultimo? Non lo vedo. Non lo so, ma è lontano. Ecco qua. Non mi puoi prendere. Sono veloce come il vento io. Stronzi. Voi e il vostro stronzo di un capo. Credo che ci siamo ormai. Credo che ci siamo. È il momento di togliersi la maschera. Il cowboy maledetto è tornato. Nuali, ci siamo. Vieni a me, stronzo. Do not worry, my friends. Things are going back to the way they were. Il gatto! Fate attenzione. Are you okay? You guys okay? We're fine. Why is Kev wearing a shirt? Oh, it's a lot. Look out! Eli, sei l'unico libero, fai qualcosa. Don't you see? You were never meant to protect them. You don't get it. They don't need my help. I need theirs. Il gatto! Ma dai! Madonna! Dai, 4 contro 1, forza! Porca troia. You're fucked, eh. You're fucked now, buddy. Il gatto. Il gatto è la parte più bella di sto gioco. Y'all okay? We're all good now. Vieni qui. I'll be better when I get this stupid shirt off. Non mi puoi sfuggire. Non puoi sfuggirmi. Lo sai questo, vero? Come è arrivato lì? Secondo me ha tipo 2 o 3 fasi, sicuro. Vieni qui. Non mi sfuggirai, stronzo. Ho un Keyblade che sono potentissimo. Levati. Oh no, the door, no! Merda! No. C'è sfuggito. E ora la porta si è riaperta, perfetto. Get back here, you coward! Zaccate! Nella schiena! Forza ragazzi! Seguitemi, dobbiamo uccidere quel pezzo di merda! Grido primordiale. È incazzatissimo Eli, eh. Comunque, se quella skin di Kevin con la maglietta gli rimane, io gliela lascio. Nuali, fermati. Bastardo. We can handle the small fries. You go kill the shit out of that asshole. Esatto. Right. I got this. Continuiamo questa storia. Dead as a doornail. You're taking sta salendo. Come on, face me. Madonna mia, spacco la faccia a tutti. Ecco fatto. Madonna mia, il potenziamento degli attacchi di mischia li fa volare via tutti. Fa male questo Keyblade. Siamo diventati dei maestri finalmente. Eccoci qua. Perché ho la sensazione che finirà... finirà con lui che cade di sotto. Sai cosa?
right then. Porca troia, che è successo? It will be the last poor decision you make. You have nothing to say in reply? I'm done talking. Aia! Mi sono colpito da solo. Fuck it, smoke. Gotta get out of here. Are determined, but no match for me. Apriti. Ecco fatto, vieni qua che ho bisogno di vita. Zacchete! Nella schiena. Ah no, speravo gli usassi una coltellata. Allora, Nuali. No, 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 fuck, no! Friends. Madonna mia. Sì, 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 tirati su però. Passa dall'altra parte. Vieni qui che ho bisogno di punti vita. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua tu. Ricaricami la vita. Allora, calmi tutti. Perfetto, qualsiasi cazzo di difesa io usi, lui la può sfondare. Lui la può sfondare con un colpo di lanciarazzi. Bastardo. Forza Nuali. Facciamola finita. Bastardo, vai via. Cosa devo fare? Devo ucciderlo, no? Perché non me lo fa uccidere? Perché dovevo ancora sparargli ancora un po'. Forza, combattimento a mani nude. Proprio come il primo giorno, Nuali. Ah, guarda cos'è. Cos'è sta scena con quel vestito ora? Kenshiro. Mai, mai scorderai l'attimo. Na 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 na. Combattimento a pugni, niente armi. Kill Bane style, che lo uccidi nonostante lui sia grosso 13 volte noi. Hai ancora un coltello in tasca? Spara, fai qualcosa. Beh, Dio mio, non potevo avere un vestito migliore. Non potevo scegliere cosa migliore come vestito. Dai. Che figo. Dai, spara! Sì, ma la visuale che trema no, eh. La visuale che trema così, dai, alla fine.
chi è stato colpito? Perché ho l'impressione che siamo stati colpiti noi? No, è andata bene. Tiragliela pure in faccia la pistola, dai. You guys should come up here. It's a hell of a view. Mortal terror aside, today was a good day. Il gatto. Yes, sir, it was. I'm really sorry, guys. About what? You saved our ass. It was also my idea to get the Nawali's help in the first place. No one could have predicted that much crazy. Bad hires happen. It's okay. No. If anything happened to you guys, I... Hey, we love you. I love you guys too. That's because we're fucking awesome. Here, here. You know, the Saints have only been around for like a minute, and we've already gained and defeated a nemesis. Not a bad start. No. Not bad at all. Fine del gioco? Sono sicuro che tutto il gioco avesse delle musiche, magari anche azzeccate. Peccato. Dedicato alla memoria di Mike Watson e Joe Wells. Gli amici e i membri della squadra ci manchi. Ci mancate. Forse, però vabbè. Sono sicuro che tutto il gioco avesse delle musiche, ma a quanto pare qualsiasi musica era coperta da copyright. Quindi l'opzione togli la musica, togli tutta la musica, non solo quella protetta da copyright. Geniale! Ah, guarda, questo è il team. The Punisher, Saints Row, Red Faction. C'è un cane gigante. Sono tutti viola. Hanno tutti la mascherina. Ci sono altri due cani. Perché c'è la foto di un cagnolino piccolissimo? Ma quante foto di cani ci sono? Sneaker Doodle, Izzy. Quello è il modello su cui hanno fatto il gatto di questo gioco. Voglio vedere com'è il gatto originale. Perché hanno messo le foto di 1000 cani ma non c'era una foto di un singolo gatto? Resa dei conti. Missione completata. 100.000 dollari, 3.000 punti esperienza. Ecco, questo è un punto che vorrei però mettere. Io sono arrivato a fine gioco con il massimo dell'esperienza, ma il massimo dell'esperienza ce l'ho già da un bel po'. Avrebbero potuto fare almeno 30 o 50 come gli altri capitoli, ma 20 è veramente poco, soprattutto se non è così ben bilanciato che tu già a prima di metà del gioco sei già al full dell'esperienza. Non lo so, avrebbe potuto metterne di più, secondo me. Avrebbe potuto metterne di più. Coltello di Nuali, pistola di Nuali, affondo a farfalla, macete di Nuali. Cos'è affondo a farfalla? Young Man Dead. Che bello, abbiamo sbloccato una canzone che non possiamo sentire. Abbiamo sbloccato il plot. Everything is a million dollar, negozio tutto un milione di dollari per i clienti dannarosi di Sant'Illeso a Lakeshore Sud. Va bene. Dov'è questo negozio? Resa dei conti, completata. C'è un negozio della Deep Silver. Ma c'è sempre stato e io non l'ho mai visto o l'hanno aperto adesso? Perché io non ci sono mai passato da qua, dobbiamo andarci. Più che altro stavo cercando, vediamo questo l'abbiamo fatto. Eccolo qua, il negozio Everything a Million Dollar. Andiamo a vedere com'è. Che si trova in quella direzione. Allora, voglio parlarne un attimo. Il gioco a fine sua... non mi è dispiaciuto. Ci sono veramente tanti, tanti punti che però non mi hanno convinto neanche un po', veramente. La storia comunque non è terribile. Ma non è Saints Row. Non è un Saints Row questo. Cioè alla fine è un gruppo di ragazzini che per un motivo X decidono di fare una gang. Ok, come incipit forse ci posso ancora stare. Ma non è un Saints Row, non ha il senso logico di essere un Saints Row. Alla fine, gli amici che vengono rapiti, tutte queste cose qua, potevano essere benissimo una bellissima altra storia, che ci poteva anche stare, ma non nel senso di Saints Row.
Sentro a tanti, tanti motivi dietro che ti spingono veramente a seguire la storia. Banali magari sotto anche altri punti di vista, ma sotto moltissimi altri ti spingono veramente a credere in quella storia. Io qua non mi sono sentito purtroppo tirato in causa dalla storia. Io non ho... Eccola lì la mia auto. Non ho potuto credere a moltissime parti. Ho dovuto anche, come posso dirlo, sentirmi totalmente in imbarazzo quasi sotto alcune scelte, perché sembrava veramente che avessero messo tanti concetti assieme, ma che poi nell'insieme non avevano un filo logico, il che mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto. Io te l'ho detto, ci sono state tante parti che mi hanno divertito, perché è successo, ma molte altre mi hanno fatto cringiare a schifo, credetemi. Alcune parti ero lì che avevo le mani nei capelli, ti giuro. Questo costa addirittura 10 milioni di dollari e questo 25. Porca troia. E sono costumi, sono vestiti, non è neanche niente di chissà cosa. Comunque, c'è da dirlo, il titolo sicuramente ha avuto delle problematiche, sia a livello comunque tecnico, anche un po' di storia, però non mi ha convinto granché le missioni secondarie, le attività, alcune non male, ma altre molto ripetitive. Però non mi sento di definirlo un buon Saints Row, mi sento di definirlo un buon gioco, comunque, perché non è terribile. Ho giocato veramente a molto di peggio e magari fatto anche molto meglio, calmo. Ma non è un Saints Row. Non è un Saints Row questo. E mi dispiace perché comunque si vede, c'è tanto impegno. No, il primo logo di Saints Row. Questa maglia la voglio. C'è tanto impegno dietro e si vede. Si vede che c'è impegno, ma non è un buon Saints Row. Se dovessi fare una classifica di tutti i Saints Row, ti direi che il secondo è il migliore. Sarebbe 2, 3. Sono indeciso fra il 4 e l'1, perché l'1 è sicuramente importante sotto tutti i punti di vista di storia. Ha preso una mosca con le mani, ma a livello di gioco è invecchiato malissimo. E il 4 comunque è molto ripetitivo del 3, ma è carino a modo suo. Quindi direi stessa posizione 4 e 1, God Out of Hell e questo qua. A livello di storia, non a livello di gioco. E non mi sento di dire che sia stato un buon Saints Row, lo ripeto, ma è sicuramente un buon gioco che magari nel tempo mi verrà voglia di rigiocare un giorno, chissà, ma che sicuramente riprenderemo il giorno che usciranno i DLC, visto che ho il Season Pass. Signori, è stato un... Fermati! Fermo lì! Per fortuna che si è bloccato per qualche motivo. Comunque, dicevo, signori, è stata una bella serie a modo suo, non mi è dispiaciuto per niente giocarci. Quindi, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo quando usciranno i DLC. Ciao a tutti!